Fate subito uno screenshot e mandatelo a queste persone. Fategli vedere che qui non esiste una Fagli pomidadona. vedere, amore, come che non c'è un pomo, non c'è Non c'è niente. niente, non esiste un pelo su tutto il corpo, non esiste nulla. Ma di cosa Quelle lì parliamo? invece, amore? Piene. Sono devastate, hanno i visi devastati, ma non dalle, hanno i visi devastati dalla cattiveria. Sì. La cattiveria le distrugge. Sì, l'insuccesso. Ciao, c'è Piero, Pierino. Ciao, amore. Fai vedere che non c'è un po' ombra di pomo d'Adamo, Qua Eve. non ci sono Guarda il pomi. mentino, la dimensione del mento, amore. Una Olia, lumaca. olio Una lumaca, non c'è mento, non c'è ombra. Spiegaglielo, amore, come deve essere fatto il circo. amore, qui è tutto l'antiacca. Tutta, amore, lei è firmata l'Entiac. Non Allora devo, non non... sanno chi è. ho capito. Lei ha un viso firmatissimo, amore. Ragazzi, quando io andai, avevo 20 anni, andai da questo medico che si chiamava Lontiac ed era un luminare, stiamo parlando di tantissimi anni fa, non ora, eh? Era un luminare per quanto riguardava la maxillofacciale, che in tempi non sospetti, dove la maxillofaciale non ci si approcciava così facilmente. Ma siccome io avevo già queste mie idee rivoluzionarie per quanto riguardava il mio aspetto esteriore, e quindi io mi feci limare tutta la mandibola e, tutto il mento. Questo medico, ovviamente, essendo conosciuto a livello mondiale, ovviamente non è che chiedeva 100 euro. Quindi quando tu andavi da lui dovevi lasciare un rene. Ricordo che quell'intervento mi costò nel 1900, con gli anni che furono, 40 milioni di lire. 40 o 40, quasi 50 forse, non mi ricordo. E queste se ne vengono. Dove cazzo devono andare se fallite? Dillo un po', amore. Ste maledette. Amore, digli un po' com'era l'intervento, amore. Io Che mi lui sono ti dà. svegliata, avevo, se io prima mi ero fatta limare perché non volevo un viso piccolo, mi sono svegliata che era così il viso, perché ero gonfia, ero tutta fasciata, avevo solo gli occhi fuori e praticamente mi sentivo la piena di morfina, mi sentivo la testa come in un tamburo pieno d'acqua con delle persone che sbattevano su questo tamburo. Fu traumatico. Quando tolsi le bende dopo 20 giorni fu ancora più traumatico, però poi dopo, ragazzi, Che lui ti dava magicamente la data esatta. lui ti dava una data tipo per dire il 20 di maggio sarai una bambola. Il 20 di maggio tu eri una bambola, fino al 19 eri Frankenstein, il 20 di maggio eri la sirenetta. Era veramente così lui. Fu un luminare della chirurgia plastica, purtroppo poi è scomparso, ma lui veramente era pazzesco, come Pitanghi. Io andai anche da Pitanghi e anche lui fu pazzesco, a parte di un'educazione, di una gentilezza, di un'umanità. Pitanghi faceva molti interventi gratis alle persone bisognose, soprattutto alle persone che avevano delle malformazioni. Tutti impazziti con il 20 maggio. Amore, il 20 maggio sarai una bambola. E lui diceva, ma com'è possibile? Sono orrenda, mi ha rovinata. Poi parlava solo francese, perché lui era francese. Mi hai rovinato, e diceva, mi hai rovinato, mon visage, c'est tu que c'est. Dicevo delle cose, piangevo. Il 20 maggio, ovviamente adesso non ricordo quando era, è una frase, è una data ipotetica, ma il 20 di maggio ti svegliavi una bambola. Era magico lui. Ho il capello. Ti ha operato Giacomo e Ele?
Giacomo, no, Giacomo mi fa ovviamente dei trattamenti al viso, delle punture. Giacomo ha una bellissima mano. Sapete, io conosco veramente tanti chirurghi, ma tanti, tanti, tanti. Però Giacomo ha una bella mano, ha una peculiarità che se voi andate, sicuramente chiunque ormai è andato da un chirurgo, no? Cioè chiunque no, però buona parte delle persone sono andate. Magari uscite e non siete contenti perché non avete avuto quel buon compromesso nel quale vi volete vedere come avevate deciso. Quindi malcontenti o malcontente. Uscite e dite, però non sono come volevo io. Vi posso garantire che quando andate da Giacomo, lui vi fa esattamente come volete, perché ha un ottimo senso estetico e riesce a capire le persone cosa vogliono. E non lo Amore, dico perché è un amico, io voglio molto bene a Giacomo perché è una persona straordinaria, è una persona speciale, è molto sensibile, ma questo ovviamente lo so io perché siamo amici al di fuori di tutto ciò che ci circonda, della spettacolarizzazione di cui vi parlavo prima. Però lui sa veramente cogliere quello che voi volete. comunque il tormentone è diventato il 20 maggio, eh? Il 20 maggio, adesso faranno tutti dei meme con questa roba qui. Sì, ciao. 20 maggio alla Sirenetta. Parecchio. Allora, pratica, ve lo ripeto, perché è da ripetere. Fino al 19 maggio siete Frankenstein. Il 20 maggio vi svegliate una bambola con la musica della sirenetta già in filo di fusione in camera da letto. Ok? Facendo a chirurgia la cara. Devi andare dal Jeff e VIP, ti dicono tutti. Sta finendo Piero ha il detto Jeff che ci VIP. manda dal Grande Fratello tutte e due, ma intanto adesso finisce. Ma è finito, ragazzo. Ma dove andiamo al GF? Ma noi abbiamo bisogno di programmi molto più, insomma, andremo a Pechino Express. Mamma che circo, ma mi ci vediamo a Pechino Express che. Andiamo? Ma ci danno 100.000 euro, andiamo. Fino al 19 maggio siete Frankenstein, il 20 Il maggio la 20 Sirenetta. maggio bambole e sirenette. Cosa hai comprato da Tigotà? La Tigotà? Eri bellissima oggi, qualcuno ha scritto. Ma non ero da Tigotà però. Oddio, sai che non mi ricordo, sono andata, può essere, non mi ricordo più. No, non sono andata da Tigotà oggi. E le andresti all'Isola d'Elba? Ne Ma ci sono andata tante volte. dice il dottore Dario Tartaglini. Ma non lo conosco sinceramente, Dario, io. Non. Mi hanno parlato sempre molto bene, ma non lo conosco. Le creme per il viso? Ragazzi, ce ne sono una grande vastità, cioè. Io uso Canebo. Andresti, eh? Aspetta che sto cercando di leggere. Quattro chiacchiere non Non vanno. bar con quella faccia. Olia Nariz, Olia Nariz, Olia. Aria. Qua Fagli vedere, amore. ci sono migliaia e migliaia di euro spesi sulle facce. Vedete che se io tiro non c'è niente da tirare? Eh? Perché è tutto tirato qua. Colpite il male. Non c'è da tirare. Eh no, amore, aspetta. Sana, sana, sana. Allora, cosa ne pensi Olia delle... Cardera. Cosa ne pensi delle drag queen? Ma le drag queen, a parte che le conosco tutte, ovviamente sono tutte mie amiche, e drag queen è un fenomeno artistico meraviglioso, è una bellissima libertà di espressione, è una bellissima libertà d'arte, perché comunque essere delle drag queen rappresenta arte, secondo me. C'è un lavoro anche grosso dietro alle persone che fanno le drag queen, perché c'è una grande preparazione di loro stesse esteticamente e anche ovviamente per le loro esibizioni. Io amo le drag queen, le adoro.
Aspetta, Bambola Star chiedono. Non so chi sia. Ragazzi, lei l'ha già detto che non gli piace Clubhouse. Basta! Tutti che chiedono. Non lo faccio, non lo faccio. È troppo cheap. Qual è il tuo profumo della vita? No, non ce ne sono tanti. Figlia, figlia. Ma perché tutti chiedono di sta Dua Lipa che non capisco? Mamma, non la nominare, che continuano con sta roba. Mamma, che pesantezza, ma basta, mio Dio. Amore, Ma un po'... ridere, non fa ridere. Anch'io non Cioè, non capisco. fa più ridere, basta. Cioè, Un un altro continuo. che lo continuate a dire, basta. Ma un continuo, eh. Ma basta, mio Dio, che coglioni. Cioè, l'ho detto l'anno scorso a marzo. È un anno che continuano con sta roba. Cioè, non mi fa ridere, non mi piace più, basta. Cosa penso della Oxa? È l'odio che provano. È l'odio che provano. Beh, quello che penso gliel'ho detto. Vabbè, indubbiamente è una brava artista, eh? Cioè, nulla da dire. Poi? Poi, personalmente, umanamente, non ne ho idea, però che sia una brava artista, cioè. Sì. Figlia, figlia. Tu amavi Mimì, Ele. Moltissimo, moltissimo. Chi me l'ha scritto? Qualcuno. Ele, oggi eri in Porta Genova? No, ero in centro, non in Porta Genova. Loredana Bertè o Mia Martini? No, non cominciate, eh? Non incominciate a fare questi paragoni. Ah, basta. Sì, conosce Greta la medica. Siamo amiche da più di 20 anni, mi chiede se la conosco. Ele, ti fumi le canne? No, no, I don't like. Lea, ti piace la merda? No, Col vabbè. cucchiaio. Questo sappiamo già chi è. Sì, hai capito, no? E le ti piace la Versace? Molto. Filosofo preferito? Platone e Schopenhauer. Alessia Marcuzzi o un levriero? Basta, basta. Mamma. E comunque lo è davvero. È uguale. È orrenda. Mamma, l'ho detto. Non ho detto il nome, chi va? Ti piace l'Orfei? Tantissimo. Moira è stata. Ecco, Moira è un'altra entità. Prima vi parlavo di entità, Moira è un'altra entità. Ho fatto la Moira è stata una supplazione. donna straordinaria. Ti piace Callas? Tantissimo. Parliamo di mostri sacri. Hai cotta? Dudu, Dudu, fala, Dudu, fala. Chi è questa ciucca? Ci presenti con... Ah, la ciucca. Chi è? Piace Jackie Kennedy? Molto. Ele, credi al malocchio? Sì.
Ti piace Lilli Gruber? Molto. Fala. Ti piace? C'è l'Ilaria, l'Ilaria La no. Norsa. La Norsa. C'è la Norsa. Ciao amore. Ma che domande, chi ha ucciso Michael Jackson? Ma cosa c'entra? Cioè, ma non lo so io, ma siete fuori? Comunque è stata la D'Urso. Sì, è stata lei. Cosa ne pensi di Cristina D'Avena? Adoro, adoro, adoro. Stupenda. Adoro, è una brava persona, è carina. Io adoro lei. Hai mai provato sentimenti di rabbia e depressione? Beh, non esiste un sentimento di depressione. La depressione non è un sentimento, è Esatto. uno stato. Lo stato di depressione, queste sono due cose diverse. Cacchina, brigata. Va blocchiando ela, eh? Sì. Cosa ne pensi di Monica Vitti? Ma straordinaria, straordinaria, mamma mia, altro mostro sacro. Ti piace la Pausini? Molto, è una brava artista, moltissimo. Il primo viaggio che vorrai fare quando sarà finita tutto questo? Voglio andare alle Maldive con lei, con la Lea. Ha detto andiamo, andiamo. Stanno chiedendo perché parlo male della Ox. Ma non ha parlato male, No? scusate, eh? Cioè non ha detto niente. Aspetta. Lo stanno scrivendo. Stai guardando perché cerco di guardare perché è storto. Io non capisco come mi... Dovrei uscire e rientrare nella diretta per farmi sbloccare i commenti. Perché sennò non mi risblocca.